Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi sono qui con la piccola Giulia per filmare il video dei nostri regali di Natale, visto che mi è stato richiesto davvero tantissimo. Vi farò vedere sia quello che hanno ricevuto le mie Reborn sia quello che ho ricevuto io e lascerò per ultimo il regalo più grande di questo Natale, che è una cosa che serve davvero tantissimo al mio canale. Quindi mi raccomando, guardate questo video fino alla fine, lasciate un bel pollice in su per supportare il mio canale, ma soprattutto fatemi sapere giù nei commenti che cosa avete ricevuto voi questo Natale, così possiamo confrontarci. E niente, io direi di iniziare subito con il video. La prima cosa che vi mostro è questa coperta stupenda, grigia, super pelosa, mi piace tantissimo, è della marca Home & Deco, non so se vi dice qualcosa, a me personalmente no, però ve lo dico nel caso vi interessasse. È stupenda, mi piace troppo perché da un lato è pelosa, mentre invece dall'altro è di pile normale, adesso non so se riesco a farvelo vedere, ok sì, ecco qui, vedete è di pile normale. E questa mi piace tantissimo, non solo perché secondo me è super calda, ma anche perché posso utilizzarla come sfondo fotografico per fare appunto le foto alle Reborn e magari anche qualche video, quindi questa super approvata, mi è piaciuta tantissimo, la adoro. La seconda cosa che vi mostro è a tema Reborn e si tratta di un cuscino per neonati. Ve lo faccio subito vedere, ok? Si chiama Hug and Nest di Boppi, Chicco, e non è come i cuscini allattamento su cui appoggiate solo la testa del bambino, ma è un cuscino tra virgolette completo che fa più un effetto culla, infatti sul sito si chiama Nido di Coccole. Mi piace davvero tantissimo, eccolo qui, forse così riuscite a vederlo meglio, e ha varie funzioni, nel senso che potete utilizzarlo sia con il bambino sdraiato sia con il bambino seduto quando è un po' più grande, e la fantasia mi piace tantissimo, eccola qui. È praticamente grigio con degli elefantini bianchi, troppo tenero, poi è unisex, quindi è perfetto, posso utilizzarlo per tutte le mie Reborn. Devo dire che è abbastanza pesante e mi piace tanto anche il fatto che abbia una maniglia di stoffa, proprio il cuscino al di là della confezione, per poterlo trasportare, quindi questo lo vedrete davvero in tanti video e probabilmente in tante foto, magari ricoperto da qualche copertina ogni tanto, però sarà questo appunto perché mi piace molto come ci stanno le Reborn appoggiate. E c'è una storia dietro questo cuscino, praticamente i miei genitori l'hanno preso con i punti dell'Esselunga, non so se avete visto il catalogo dei punti dell'Esselunga, però appunto c'è questo tra i premi, e l'hanno preso tanti mesi fa, tipo ad ottobre, però gli avevo chiesto se lo tenevano da parte e me lo incartavano per Natale, visto che preferivo appunto riceverlo come regalo per Natale, e quindi così hanno fatto ed eccolo qui. Poi mi hanno regalato un pigiama di Oisho, eccolo qui, è super carino ed è quello con il dinosauro grigio e la manica è fatta a schiena di dinosauro e ha anche i glitter, quindi mi piace davvero troppo. Questo è morbidissimo e super caldo e io lo utilizzerò come copripigiama quando ad esempio sto in casa o quando mi alzo. E non mi hanno preso i pantaloni perché io i pantaloni non li utilizzo mai, anche d'inverno giro per casa con i pantaloncini corti, quindi non avrebbe senso prendere i pantaloni pesanti del pigiama e quindi mi hanno preso solo la maglietta, però è davvero stupendissima, mi piace un sacco. Mi hanno regalato anche altre cose di Oisho, sono davvero stupende, io adoro quel negozio. Queste calze con le renne che hanno il naso e il pompon del cappello 3D, sono antiscivolo con i cuoricini rossi glitterati, sono davvero stupende, mi piacciono un sacco. Poi mi hanno regalato un altro paio di calze, queste sono più tipo pantofole, non so quanto riuscite a vedere perché essendo bianche fanno un po' di contrasto con la luce, comunque sono unicorni. E la cresta, più che un corno sembra una cresta, comunque la cresta è glitterata ed è stupenda, davvero bellissima. Poi hanno gli occhietti chiusi e la coda è fatta così, pelosa, stupenda, mi piacciono tantissimo. E poi un altro paio di calze, queste sono abbinate al pigiama, anche queste sono antiscivolo e sono super tenere. Guardate, qui c'è la faccia del dinosauro, tenerissima, e dietro c'è la parte della schiena, sempre glitterata come il pigiama, quanto sono belle. Poi sempre da Oisho mi hanno regalato un paraorecchie, che è questo qui. È beige con gli orsi, anche questo non si vedrà troppo bene, però ok. E vi faccio vedere, sta così, è bellissimo. E questo l'ho già usato l'altro giorno perché sono andata a pranzo con le mie amiche, faceva abbastanza freddo, quindi ho deciso di utilizzarlo, è morbidissimo caldo e lo consiglio assolutamente.
Per quanto riguarda le mie Reborn invece, se avete visto il video in cui aprivano i pacchetti di Natale, lo saprete già. Tra le altre cose hanno ricevuto questi giochini. Allora, questo è un carry-on bellissimo, morbidissimo e che si appende. È femminile, mi piace tanto, troppo tenero. E questa chitarra, che è la chitarra rock and roll di Fisher Price, che ho finalmente tolto dalla confezione e devo dire che è troppo bella, fa sia da sonaglio che da giochino perché qui ci sono un sacco di funzioni diverse con musica e tutto quanto, e mi piace troppo perché essendo tutta arrotondata è anche irrovesciabile, quindi davvero stupenda. E non vi faccio sentire le musiche della chitarra e del carillon perché purtroppo sono coperte da copyright e quindi non vorrei avere problemi con YouTube. Poi mi hanno regalato questo set per fare le unghie con lo smalto semipermanente, infatti include la lampada gel e alcuni colori appunto di smalto gel e sono molto curiosa di provare questa cosa perché lo smalto normale tra una cosa e l'altra mi si toglie subito e quindi dovrei continuare a rimetterlo, motivo per il quale di solito tengo le unghie naturali, però appunto con questa soluzione magari mi vedrete nei video con lo smalto. Ho ricevuto anche un altro paio di calze, eccole qui, queste non sono di Oysho però sono comunque super carine, adesso le tolgo dalla confezione così le vedete meglio. Eccole qui, sono tenerissime, super morbide e hanno i pinguini, sono natalizie, mi piacciono troppo. E io ho ricevuto tante calze, ma Giulia ha ricevuto un paio di pantofoline, eccole qui, le avrete viste appunto nel video in cui le mie Reborn scartano i regali di Natale, sono carinissime, fucsia e rosa, fucsia bianca, insomma, con questi occhioni penso che siano dei gufetti, sono davvero adorabili e sono molto molto piccole. Poi mi hanno regalato un golfino, fatto così, è beige con tutte queste perle sul davanti ed è della marca Holly Bracken, penso che si legga così. Comunque è un golfino di lana, molto molto caldo, l'ho già utilizzato il giorno di Natale e anche l'altro giorno che sono andata a fare colazione con delle mie amiche e devo dire che è abbastanza differente rispetto a quello che io indosso di solito, però mi piace molto con una camicia bianca, penso che sia molto molto fine e mi piacciono anche le perle perché, non lo so, danno un effetto molto carino secondo me, quindi anche questo molto approvato. Sempre rimanendo in tema cose molto molto cute, ho ricevuto queste due cosine. Allora, devo dire che questo è un autoregalo, quindi l'ho ricevuto da me stessa. L'ho comprato da Feltrinelli o da Mondadori, non mi ricordo, comunque è un'agendina. No, non è un'agendina, è un blocco notes, insomma, è un quadernino, è della marca Legami ed è troppo carino, guardate quanto è bello. Praticamente al panda qua c'è scritto Agmi, appena l'ho visto ho deciso di comprarlo perché tanto prima o poi lo utilizzerò per l'università o per le idee video, quindi nulla, questo è un autoregalo in realtà. E invece questo, che è super super carino, è il regalo di Natale che mi ha fatto Pao, che ringrazio se sta guardando questo video, ringrazio tutte le persone che mi hanno fatto i regali che ho mostrato in questo video ovviamente, però appunto voi conoscete Pao perché la vedete spesso sul mio canale, quindi per questo ho nominato lei. E nulla, mi ha regalato questo squishy a forma di latte, e perché io non ho mai avuto uno squishy, però ho sempre visto video di persone che aprivano o che comunque avevano gli squishy e ne ho guardati alcuni anche con lei, insomma, e quindi ha deciso di regalarmene uno per Natale e sapeva che mi piaceva troppo questo lattino. Questa è una bottiglia di latte rosa con gli occhioni, super tenero, mi piace troppo e poi è morbidissimo. Cioè, io non so se tutti gli squishy siano così, però davvero questo è stupendo. E ho letto su internet e ho sentito in un po' di video che si dice slow rising quando appunto ci mette un po' di tempo a tornare nella sua forma, non so, fatemi sapere giù nei commenti voi che siete magari più esperte di me in squishy. Comunque questo è bellissimo. Guardate, ve lo faccio vedere meglio, lo adoro. Poi proseguiamo con altri regali delle mie Reborn che avrete di sicuro visto nel video dello spacchettamento dei regali di Natale delle mie Reborn. Allora, si tratta di succhietti di Chicco, questa confezione rosa, ecco, non so quanto vediate, e questa invece azzurra, quindi sono una maschile e una femminile. Sono per i gemelli e anche per le altre mie Reborn in generale, sono troppo carine. Questi sono i succhietti nuovi di Chicco e si chiamano Physio Comfort. Passiamo adesso ai prodotti beauty che mi hanno regalato. Allora, la mia persona mi ha regalato questa scatolina super bella che riutilizzerò sicuramente magari per mettere gli orecchini. È della marca L'Occitane en Provence, il mio francese, e all'interno contiene due prodottini appunto di questa marca. E si tratta di una cremina per mani e un bagno schiuma. Guardate quanto sono carini, mi piacciono troppo.
Grazie. La mia migliore amica mi ha regalato invece questo smaltino di Klairs, che è molto molto particolare perché si illumina al buio, infatti c'è scritto Glow in the Dark Nail Polish ed è fluorescente e è stupendo, non vedo l'ora di metterlo, poi farò capodanno con lei, quindi probabilmente lo metteremo entrambe, sono super curiosa di vedere se davvero è fluorescente, ma penso di sì se lo scrivono, quindi questo stupendo. Poi questa beauty blender di Kiko a forma di alberello, di pino insomma, di alberello, e ve la faccio vedere subito tolta dalla confezione perché merita. Guardate quanto è bella, è stupenda ed è una beauty blender. Poi mi hanno regalato una crema all'olio di argan della marca Natura Verde e un rossetto che in realtà è viola, quindi è più un violetto, e ve lo faccio vedere così, spero che lo vediate, insomma, ok. È di Klairs e devo dire che non ho mai avuto rossetti di Klairs, a parte una sorta di lucida labbra con dei brillantini, però mi piace tantissimo questo rossetto, è quello che sto indossando in questo momento. Su Instagram vi ho chiesto con un sondaggio che cosa ne pensavate insomma di questo colore e me l'avete bocciato praticamente tutte, quindi boh, non so, probabilmente a voi non piace, ma a me piace davvero tantissimo. Poi oggi ho questo golfino viola, quindi pensavo che si intonasse bene, ho deciso di metterlo e niente, quindi lo vedete già indossato. E la confezione è stupenda perché è tipo di questo argento metallizzato, bellissimo. Poi mi hanno regalato questo orsetto di cioccolato della Lindt, quello fondente, perché io adoro il cioccolato fondente, poi è troppo carino, guardate quanto è tenero. E poi un contenitore per portare il cibo in università. E voi vi starete chiedendo perché ve lo faccio vedere in video. In realtà è molto particolare, sono stata super contenta di averlo ricevuto. Ve lo faccio vedere subito. Allora, ha un tappo, un normalissimo tappo di plastica, che però penso che tenga molto bene, quindi penso che non faccia fuori uscire i liquidi, cosa molto importante, altrimenti mi ritrovo la cartella piena di cibo. E il contenitore di per sé è bellissimo perché è estensibile, guardate, quindi praticamente voi lo riempite di cibo al mattino, poi all'ora di pranzo mangiate, quindi si svuota e una volta che avete finito fate così e occupa molto meno spazio nello zaino ed è una cosa troppo 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 intelligente. L'ultima cosa che vi mostro è un regalo davvero super super super, sono felicissima di averlo ricevuto e non vedevo l'ora di farvelo vedere. Allora, questa è la confezione, diciamo così, la borsa, e qui c'è scritto Newer e non so se vi dice qualcosa, ma mi hanno regalato una ring light. Allora, la ring light, per chi non lo sapesse, è praticamente una luce per fare i video e le foto, che è rotonda e nel mezzo si mette la fotocamera o la videocamera, quindi dà un'illuminazione molto molto diffusa, non so bene come spiegare. Comunque l'effetto a me piace tantissimo e al momento non posso farvela vedere perché la sto utilizzando per registrare questo video, quindi ho messo la videocamera in mezzo e intorno c'è questo cerchio luminoso che è stupendo, a me piace tantissimo, la volevo da un sacco di tempo e finalmente me l'hanno regalata, quindi grazie mille. E però, per chi non sapesse bene che cos'è, com'è, vi lascio qui magari una clip in cui ve la mostro, appunto appena finisco il video riprendo la clip della lampada. E niente, sono davvero super super contenta. Tra l'altro l'ho utilizzata anche per filmare il video in cui preparavo la bambola Reborn Anna Lu per Capodanno e vi avevo detto in quel video di scrivermi giù nei commenti se per caso notavate qualcosa di differente e mi riferivo proprio alla luce, e solo che in questo momento in cui sto filmando questo video il video di Capodanno non è ancora uscito, quindi non so se commenterete qualcosa a proposito, però fatemi sapere giù nei commenti di questo video magari cosa ne pensate, se vi trovate più luminosa, se vi piace di più appunto la luce nei miei video, i colori, tutto quanto, perché dovrebbe essere una luce molto naturale, nel senso che al momento sto utilizzando il filtro bianco perché c'è anche quello arancione, però quello bianco è molto molto naturale appunto e devo dire che mi piace tanto, quindi fatemi sapere giù nei commenti se piace anche a voi. Io spero tanto di sì perché sono super super contenta di questo regalo.
Questo era il video dei nostri regali di Natale, io spero tantissimo che vi sia piaciuto. Se è così, per favore lasciate un bel pollice in su a questo video. Non dimenticatevi di scrivere qua sotto nei commenti che cosa avete ricevuto voi per questo Natale, così possiamo confrontarci. Condividete questo video su tutti i vostri social con i vostri amici e iscrivetevi al mio canale cliccando sulla campanella qua sotto accanto al tasto iscriviti per non perdervi nessuna novità. E noi ci vediamo prestissimo con nuovi video. Ciao!